Si è conclusa la terza edizione della Coppa Elite, l'ormai classico appuntamento natalizio che richiama l'attenzione delle più importanti scuole calcio della regione. Da quest'anno la manifestazione, organizzata come sempre da Sporting Tour, ha subito una piccola variazione ed ha coinvolto i ragazzi classi 2010 e 2011, ovvero Pulcini e Piccoli Amici, rispetto alle passate edizioni quando a sfidarsi erano stati gli esordienti. Una cavalcata iniziata ufficialmente il 6 dicembre con la prima giornata della fase a gironi, che ha visto affrontarsi 32 squadre, 16 per categoria, e che ha avuto il suo apice lo scorso lunedì con la giornata delle finali che hanno assegnato i primi 4 posti. Il torneo, che ha avuto come teatro due importanti impianti come il Jolly Club Trullo e il San Francesco, ha avuto anche un risvolto benefico a favore dell'associazione Ollus Il Cuore di Cristiano di Loredana Vagni, che ha portato ad un'estrazione finale con in palio alcune gratuità per le finalissime di Alba Adriatica. Poi spazio alle premiazioni. Nella categoria 2011 a festeggiare la vittoria finale è stata la W Team, che ha battuto nell'ultimo atto i padroni di casa dell'Oni Soccer City, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato il Fiumicino, vincitore nella finalina per il terzo posto contro il Campus Eur. Nella categoria 2010 trionfa la Lodigiani, vincitrice in finale contro l'Anzio, mentre si classifica terzo il Grifone Monteverde davanti agli Ulivi Village. Il tutto condito da premi individuali come miglior giocatore e miglior portiere per entrambe le categorie. W Team e Lodigiani, quali squadre vincitrici, si aggiudicano anche diverse gratuità per le finalissime di Alba Adriatica, che prenderanno il via nella primavera del nuovo anno. A margine, gli auguri di buone feste a tutte le squadre partecipanti e l'appuntamento, ovviamente, alla quarta edizione. Buonasera a tutti, buon anno nuovo, buon 2020 a tutti gli amici telespettatori di Sporting Tour TV. Torniamo in onda su Rete Oro, canale 18, rigorosamente in diretta dalle ore 20:15 fino alle ore 21. Un appuntamento questo che vi terrà compagnia fino al mese di maggio, grazie alla collaborazione con Sporting Tour del presidente Giampaolo Morsa ed ECS, comitato provinciale di Roma del presidente Monica Zibellini. Vado a presentare gli ospiti di questo nostro appuntamento serale. Con noi per il trofeo del petrolio l'allenatore di Etio Roma, Roberto Canti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Al suo fianco, sempre in rappresentanza di Etio Roma, abbiamo il centrocampista Sahel Ben Mohamed. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mentre dalla parte opposta dello studio, ormai è consuetudine avere con noi gli amici dell'ECS Comitato Provinciale di Roma, il vicepresidente Massimo Minicucci. Ben trovato Massimo e buon anno. Buonasera e buon anno a tutti. Come sono state queste festività, Massimo, in casa ECS? Sempre al lavoro. Ovviamente al lavoro. Sono tantissime infatti le manifestazioni alle quali abbiamo assistito, alle quali stiamo partecipando tuttora, soprattutto per il settore calcio, giusto? Sì, ma non soltanto il settore calcio, soprattutto il settore calcio, ma ECS non si è mai fermata, quindi le attività, anzi sotto Natale le attività sono sempre state tante e quest'anno ancora di più. Tra poco ne parleremo più dettagliatamente, ma saluto al fianco di Massimo Minicucci, il responsabile regionale del settore tennis tavolo per ECS Comitato Provinciale di Roma, Marco Colantoni. Buonasera. Buonasera a tutti e buon anno. Insieme a Marco Colantoni abbiamo anche Chiara Colantoni, giocatrice, atleta di tennis tavolo, nonché riconosciuta anche a livello internazionale. Per noi è un onore e un piacere, grazie Chiara, buonasera. Buonasera a tutti, grazie a voi. Tratteremo l'angolo ECS come al solito in chiusura della trasmissione. Cominciamo con gli amici di Etio Roma che partecipano al Trofeo del Petrolio. Vado proprio dall'allenatore Roberto Canti. Come nasce questo progetto e soprattutto la tua passione per il calcio? Sappiamo avere dei trascorsi veramente importanti nel professionismo, non solo in Italia. Diciamo è una bella avventura come tutti appassionati di calcio. Sono una persona di quelle fortunate che ho giocato, diciamo, io sono di papà italiano e mamma etiope, sono nato in Etiopia, ho giocato in Serie A e in Serie C in Italia e questa passione insomma è rimasta. Abbiamo fondato sta Etio Roma, tra cui a fondare siamo io e altri due o tre compagni e ci divertiamo, ecco, abbiamo campionato di petrolio che è molto agonistico, molto importante, tra cui abbiamo dovuto dare pure un giocatore in Serie A in Etiopia che l'hanno visto proprio in una partita del Trofeo del Petrolio. Non è mai troppo tardi. Poi. Non è mai troppo tardi, un ragazzo di 21 anni ha avuto questa occasione, certo lì i livelli non sono come in Italia, però prendere pure 53.000 euro l'anno nessuno lo darebbe in Italia, insomma, quindi siamo contenti per lui, gli facciamo tanti auguri. E niente, poi abbiamo destato il Mondialito, famosissimo, che noi rappresentiamo l'Etiopia perché la maggior parte abbiamo le origini etiopiche,
quindi siamo riconosciuti sia dall'ambasciata sia da tutte le associazioni etiopiche. E in più, verso fine luglio e primi d'agosto, si fa il campionato europeo degli origini etiopici, dove ospita circa 15.000 persone, composta da 42 squadre di Serie A e 36 di Serie B. E ogni anno si va in un diverso paese. L'anno scorso siamo stati a Zurigo, dove è stato veramente un protagonista il nostro Sahel, centro. Sentiremo da lui proprio, sì, questa esperienza. E niente, abbiamo fatto un ottimo risultato a Zurigo. Prossimo anno, adesso d'estate, si farà ad Amsterdam, tra cui per questa federazione europea faccio parte, diciamo, della dirigenza come vicepresidente. Abbiamo il progetto nel 2021 di farlo proprio in Italia. Bello. E spero di riuscire, una grande collaborazione dal Trofeo del Petrolio, da Morsa, Elio e compagnia, che loro sono abbastanza esperti in questo, perché bisognerà trovare un campo, diciamo, dove contiene quattro campi di calcio, perché si fanno i tornei in quattro giorni. Certo, tantissime squadre. Tantissime poi, squadre, si fanno le partite di 40 minuti, ogni partita, solo la semifinale, la finale si fa di un'ora. È abbastanza agonistico, dove può partecipare due professionisti in ogni squadra, che è permesso, in più cinque di non origine etiopica che possono partecipare, quindi è abbastanza agonistico, seguito, abbastanza bello, tra cui ci sono tutte le culture etiopiche, dove ne siamo orgogliosi, grazie anche all'Italia che ci permette tutte queste cose, grazie a papà, insomma, bisogna essere felici per questo progetto, quindi niente. Momentaneamente facciamo sto campionato. Sì, tra poco vedremo proprio come sta andando l'Eto Roma. Mister, però volevo chiederti, per chi non lo sapesse, ovviamente che la vostra è una prerogativa importante, quella di schierare solamente giocatori all'interno delle vostre manifestazioni di origine etiopi, ovviamente. Sì, in certi campionati sì, nel mondialito siamo obbligati, mentre nel trofeo non ci sta sto vincolo, quindi abbiamo pure giocatori, qualcuno del Senegal, qualcuno, diciamo, di qualche altro paese, 3-4, diciamo, persone straniere, qualche italiano, quindi la squadra, diciamo, si può dire un multinazione, si può, sì, dire, anche se la maggior parte, diciamo, è origine etiopica, è ovvio. Ecco, Sahel, come ti trovi tu all'interno di questo gruppo, come è formato? Mi trovo bene, perché mi sento con la mia famiglia, prima cosa. Mi trovo molto bene perché mi sento con il mio mestiere di razza, che mi seguire sempre, mi aiuti sempre. No, mi trovo molto bene. Ecco, immagino che anche con i tuoi compagni di squadra siete amici al di fuori del campo di calcio. Infatti, no, siamo una famiglia praticamente, anche quando fuori con gli italiani, non so perché, siamo nati qua, diciamo, gli italiani. Siamo una famiglia, diciamo. Ecco, riguardo invece a queste esperienze, il mondialito, eventi anche a livello internazionale, a livello europeo e non solo, come ti sei trovato a disputare queste gare in campo internazionale? Per me è un po' difficile perché io ho 20 anni, ho un'esperienza, sì, per me giocavo, diciamo, c'ho paura quando gioco, ma mi trovo molto bene. Però penso che anche a livello culturale abbia dato qualcosa in più a tutti quanti voi. Assolutamente sì, sì. Ti aiutano anche economica, diciamo, no, tutti mi troviamo bene, diciamo. Mister, una squadra, la vostra, una realtà, meglio che si occupa anche di sociale, ovviamente con questi ragazzi, non solo campo, ma anche tanta attività extracalcistica. Sì, 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 siamo anche un'associazione culturale, quindi ci buttiamo ogni tanto anche la parte culturale, ogni tanto facciamo delle feste. Grazie, voglio trovare, insomma, l'occasione anche per ringraziare tutti i nostri tifosi, che la maggior parte sono di origini etiopi, tutte le associazioni etiopiche voglio ringraziare, perché ci danno comunque il sostegno. Non so se me lo permette, vorrei ringraziare anche RIA Money Transfer, che ultimamente gli è piaciuto proprio come ci comportiamo, il nostro metodo, diciamo, di comporre una famiglia, come l'ha detto Sale. Noi siamo anche una famiglia, quindi certe volte capita pure che uno c'ha un problema, tutti insieme lo aiutiamo, esce fuori da quel problema, sia economico, di salute, di qualsiasi genere. Abbiamo avuto giocatori che al loro paese non andavano da 14-15 anni, si fa una colletta, gli si compra il biglietto, gli si regala, insomma, qualche cosa per muoversi giù in Etiopia e lo mandiamo. Diciamo, lavoriamo in maniera... Oltre a essere una passione per me,
Con me ci stanno delle persone veramente meravigliose che guidano sta squadra, che questa realtà, diciamo, sta diventando bella. Certo, abbiamo bisogno di sostegno perché, come ben sapete, il campo costa, sì. Anche se il campo di San Basilio, di Davide, insomma, lo vogliamo molto ringraziare perché ci fa pagare veramente una cifra, diciamo, veramente che possiamo affrontare. Ci aiuta in tutti i sensi quando facciamo un po' di feste, un po' di cose, ci lascia la sala libera, ci collabora in tanti metodi che purtroppo ci stanno delle persone che lo prendono, diciamo, in un gioco. Però non è solo un gioco, il calcio è una cosa bellissima perché riesce a unire le persone. Nel vostro caso soprattutto. Esatto, noi abbiamo 30 giocatori, no? 30 giocatori tra loro che non si conoscevano, invece tramite questa squadra ogni tanto vanno insieme in vacanza, vanno al mare, si divertono, si scambiano, la maggior parte sono studenti, abbiamo più universitari. Sì, sono ragazzi giovanissimi, esatto, proprio come Sale. Esatto, Sale per esempio è un ragazzo in gamba, grazie anche all'ultima punizione, insomma, da Roberto Baggio, si può dire, Roberto Baggio è un po' scuro, ci ha fatto vincere l'ultima partita, come ha fatto belle avventure a Zurigo. Come sapete, quando si va a Zurigo tocca affittare il pullman, che costerà più o meno sui 4.000 euro abbiamo speso, l'albergo dei giocatori. Cioè, per loro immagino delle esperienze proprio indimenticabili. Sì. Però si sono divertiti tutti i 5 giorni, 24 ore su 24, compreso nel viaggio. Quindi questa è una soddisfazione che per noi siamo felici, perché noi da ragazzini magari non abbiamo avuto persone che ci danno questa possibilità. Quindi noi la vogliamo dare a chi non l'ha avuta, soprattutto loro, genitori felici invece che ci fanno i complimenti spesso, che questo a noi ci aiuta, che ci dà morale, perché ci stanno ragazzi che prendono cattive strade, invece venendo a giocare a pallone sono impegnati tra scuola e giocare a pallone, e tutti questi tornei che facciamo, tutti questi impegni che facciamo, gli distrae dalla brutta strada, e questo va aiutato sinceramente sia la squadra Etio Roma che sia squadre come noi, che comunque si danno da fare per fare queste belle cose. Squadre che momentaneamente per il 25esimo trofeo del petrolio sono a riposo dalla scorsa puntata, già abbiamo visto che il campionato si è fermato per lasciare spazio ai recuperi e alla Coppa. Vediamo dove siamo rimasti con le classifiche, partendo velocemente a dare un'occhiata alla Serie A, dove comanda sempre saldamente in testa il gruppo sportivo 35-70. Se possiamo vedere in grafica la classifica, così facciamo un piccolo riepilogo di quello che è successo nell'ultima del 2019. Gruppo sportivo, come dicevamo, in testa in Serie A, 3 punti di vantaggio sulla compagine campione d'Italia dei commercialisti Roma Calcio, seguono le solite Telecom, Crall a quota 19, Capital a 18, poi FH Architetti a 16 e via via dicendo dalla parte destra della classifica, che è molto staccata rispetto alla sinistra. L'abbiamo detto anche con Pierluigi Salera nella scorsa puntata, sembrano quasi due campionati paralleli all'interno della Serie A. Vediamo ora la classifica che riguarda invece il campionato di Serie B, dove partecipano proprio i nostri amici di Etio Roma. Comanda ESA Esen a quota 11, Time Sport Amatori neopromossa a quota 10, terza posizione proprio per Etio Roma. Mister, tornando alla vittoria contro la Dinamo Ostia, partita decisa da una punizione di Saele, una vittoria che vi rilancia comunque perché passate da destra a sinistra della classifica, e questo è importante. Sì, bellissima partita, grande squadra, grande rispetto per Dinamo Ostia. È stata una partita un po' sofferta, nonostante, diciamo, abbiamo giocatori bravissimi, però noi usiamo di far giocare un po' tutti, no? Giusto. Non andiamo a vedere soltanto, diciamo, che uno è fenomeno. Quindi questo un po' ci aveva messo un po' in difficoltà il primo tempo. Loro hanno dato tanto, è una grande squadra, giovanissima, più giovane anche della nostra si può dire, perché ho visto proprio i ragazzini. È stata bellissima, poi ha deciso, stavamo a perdere 1-0, poi ha deciso un gol di Robel, un altro centrocampista abbastanza forte. E la punizione, che ce la racconti, Selle, come è stata? No, è stato molto difficile perché io avevo per entrare il primo tempo, ma il mestiere ha detto no, stai calma, dobbiamo trovare altri motivi per fare le nostre fratelle giocare. Sono entrato nel secondo tempo, ho ascoltato bene che mi ha detto il mestiere, ho fatto bella, diciamo, bella partita, perché
Abbiamo perso, mi Bingo, sembra. Bingo. No, il primo tempo un 0. Stavamo a perdere 1-0. Quindi, mister, hai visto bene a tenerlo in panchina con il piede caldo? Sei, è un tiratore di punizione, Sele. Io sono sincero, Sele è un giocatore che potrebbe giocare una categoria anche di C2 italiana o C1. Però purtroppo bisogna far giocare un po' tutti, perché altrimenti non c'è modo per farli migliorare, non c'è modo anche per farli crescere, perché sono molto giovani anche da noi, abbiamo pure ragazzi di 17 anni, quindi quelli devono trovare spazio per prendere quel posto lì, quel ruolo lì, per migliorare e per venire anche per mantenere la loro voglia di venire sempre, insomma gli interessi, no? Quindi gli ho detto al primo tempo, guarda, non ti tengo in panchina per le tue capacità, ma devo dare spazio nel tuo ruolo a un altro ragazzo, gli ho fatto pure il nome, lui ha detto felice, la nostra squadra, la bella cosa della nostra squadra, io sono stato calciatore, quindi quando mi tenevano in panchina facevo muso, certo. Invece da noi vedo che invece di fare muso hanno voglia di entrare, grande fare, solidarietà, esatto, fare meglio di quello che hanno giocato al primo tempo, quello che ha dimostrato lui è entrato, ha giocato meglio di chi giocava prima di lui, quindi questa è una bella cosa anche per fare concorrenza del ruolo, visto che deve giocare solo 11 persone. Abbiamo visto mister in classifica ESA Esrin e Time Sport Amatori che vi precedono, Time Sport una squadra giovanissima, ESA Esrin anche una neopromossa che sta facendo bene, sono loro le rivali principali. Sì, sì. In base alle vostre ambizioni, non so se volete già puntare al salto di categoria. Sì, diciamo, è un campionato molto agonistico, lo ripeto, perché il trofeo ci piace proprio per quello, è molto agonistico, squadre organizzate, squadre educate, con l'occasione voglio ringraziare, se qualche volta mi sono arrabbiato voglio chiedere scusa agli arbitri, perché arbitrare senza guardalinee e riuscire a non sbagliare è difficile, esatto. Già si sbaglia con guardalinee, si sbaglia col VAR, esatto, quindi. Ci stanno dei piccoli errori a volte a favore nostro, a volte a favore dell'avversario, e questo comunque va fatto un complimento e va comunque incoraggiato agli arbitri, e in futuro un suggerimento che do magari trovare un piccolo sponsor o un qualche sostegno al trofeo del petrolio, dove tutte le partite devono avere le guardalinee, che è molto importante, anche perché l'arbitro si sente più sicuro, più tranquillo in certe partite magari molto tirate, sì. Quindi questo è un consiglio che do, capisco le possibilità economiche sono difficili, però bisogna affrontarlo e bisogna farlo secondo me, anche perché le partite una dopo l'altra diventano sempre più difficili, se andate a vedere ogni partita è difficile, sì, ma ogni anno poi il livello soprattutto il tecnico, livello, perché noi tantissimo. Veniamo poi dalla Serie C, siamo passati alla, esatto, Serie B, quest'anno vogliamo passare in Serie A, però come vedi ci stanno tante belle squadre, spero di riuscire, diciamo, a passare, diciamo, in Serie A, perché non è tanto distante la classifica come vedete, certo. Quindi passare non è difficile, però non è manco facile, quindi mi metto alle mani di Sale e tutti gli amici di trovare sto traguardo. Insomma. Ecco Sale, è nelle vostre capacità quelle di vincere questo campionato? Si può vincere veramente questa Serie B? Guarda, il calcio non posso dire si può, ma si gioca bene, si vince sempre. Per esempio noi giochiamo per divertire, diciamo, sì. Perché io, la mia vita è il calcio. Sì, quando entro dentro il campo non so niente, gioco solo per divertire, diciamo, ma diciamo possiamo fare o proviamo per fare questa cosa, ma non lo so ancora, perché ci sono tanti forti come noi, assolutamente sì, tante squadre, partite ancora da giocare, quindi tutto apertissimo, perché è una classifica veramente veramente corta, infatti. Grazie per il momento, okay. Ai rappresentanti di Eto Roma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo spazio pubblicitario e poi di nuovo in studio per parlare di calcio giovanile. L'hotel Park Tagliacozzo è situato nel cuore della Marsica, in uno dei contesti paesaggistici abruzzesi più belli, a poca distanza dalla capitale e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, facilmente raggiungibile dalle principali città del centro Italia. L'hotel Park offre ai propri clienti un nuovo concetto di vacanze sport per tutta la famiglia, dove i ragazzi vivranno giornate emozionanti nelle quali potranno cimentarsi in molteplici discipline sportive.
Gli impianti sportivi di ultima generazione e il parco acquatico, abbinati alla cordialità e all'ospitalità caratteristiche della struttura, sono una vera e propria oasi dello sport in Abruzzo. Location ideale per camp estivi, stage, ritiri sportivi, eventi, tornei, congressi e raduni. Hotel Park Tagliacozzo vi aspetta per una vacanza all'insegna dello sport. Grazie all'Hotel Park che proprio in questi giorni sta ospitando un evento AECS relativo al basket, ma ringraziamo anche tutte le altre strutture che ci ospiteranno nei prossimi eventi di Sporting Tour. Sarà veramente un 2020 ricco di manifestazioni. Oggi ringraziamo l'albergo Selene, che è una struttura ideale per trascorrere le vacanze grazie alla sua particolare posizione in prima fila sul lungomare di Alba Adriatica, a pochi passi dalla spiaggia d'Argento. La conduzione familiare dell'albergo, pur sempre professionale, è in grado di soddisfare le esigenze dei propri ospiti. Il piano inferiore comprende reception, bar, ristorante e salottino relax, che ne fanno l'ambiente ideale per godersi il proprio e giusto riposo lontano dal caos della città. Per maggiori informazioni potete contattare lo 0861 712467 o mandare una mail a albergoselene@libero.it. Massimo, siamo ormai all'inizio del 2020, manifestazioni a più non posso per Sporting Tour e per ECS. Abbiamo visto proprio grazie all'Hotel Park questo torneo di basket, un Trisdassi, così è stato rinominato dall'organizzazione di Sporting Tour. Abbiamo anche una simpatica grafica preparata da Massimo Mirone. Domina ancora al Bay a Sharm el Sheikh, trofeo alla Avenida dei Liberti dal quale sei reduce, e Winter Basket a Tagliacozzo. Siamo da tutte le parti. Siamo ovunque. siamo ovunque. Basket a Tagliacozzo, dove abbiamo delle squadre AECS per quanto riguarda non soltanto Roma ma anche Frosinone, che si stanno divertendo in questo bellissimo torneo. Per la prima volta sbarchiamo con il calcio giovanile a Sharm el Sheikh, dove abbiamo un torneo importantissimo, dove abbiamo un grande numero di persone che siamo, esatto, riusciti a portare dall'Italia direttamente lì. Abbiamo anche delle immagini relative alla prima edizione della BS Young a Sharm el Sheikh, tra poco le vedremo anche in sovraimpressione. E poi vengo adesso proprio oggi da Pineta dei Liberti, dove stanno giocando 96 squadre, se non vado errato. 500 atleti, forse qualcosina di più oggi, dove mi sono divertito a fare lo speaker intervistando i bambini del 2010, 2011, 2008, dove si sentono quasi professionisti, no? Vengono fuori dalle loro squadre, fuori dalla loro città, si presentano in albergo, stanno lì tranquilli e vengono lì a giocare. Poi loro pensano, come dicevo già le altre volte, pensano semplicemente a giocare e a divertirsi. Poi magari i genitori e qualcun altro sono un pochettino più focosi e pensano soltanto alla vittoria, ma un risultato eccellente, perché poi 500, dicevi te, ma forse anche qualcosa di più, di ragazzi che corrono dietro a un pallone e finiscono la partita, vincono o perdono, si mettono a divertirsi ancora con il pallone contro quei stessi ragazzi con cui avevano giocato prima in mezzo al prato. Quindi questo, diciamo, che è il vero segnale del calcio, è quello che vuole portare avanti AECS, che vuole portare avanti Sporting Tour, e questa settimana è l'esempio. Stiamo praticamente da Tagliacozzo a Sharm el Sheikh a Pineta dei Liberti, che è Ardea, siamo da tutte le parti. Abbiamo visto le immagini, ringraziamo il nostro Matteo Lanzi che proprio questa mattina si è portato alla Pineta dei Liberti. Noi invece, Massimo, ci ritroveremo domattina per la giornata conclusiva, quella delle finali. Abbiamo visto anche un lotto di squadre veramente di altissimo livello, le migliori di Roma, le migliori del Lazio, ma non solo, perché ci sono anche squadre dalle Marche, dall'Abruzzo, Umbria, Puglia addirittura. Puglia hanno fatto un livello tecnico molto alto. Livello tecnico altissimo. Altissimo, sono venute proprio le squadre più importanti del territorio italiano e si stanno divertendo, torno a dire, in maniera quasi professionistica. Si divertono, quello è il calcio, è la cosa più importante. Però abbiamo preso tutto, perché oggi ho intervistato anche i ragazzi che vengono dalla Puglia, 6 ore di macchina. I ragazzi non si sono divertiti, così hanno detto, in macchina, e quindi avevano voglia, poi si sono sfogati. Avevano voglia di sfogarsi direttamente sui campi e si stavano divertendo. È un divertimento proprio vederli tutti quanti insieme, ma persone, ragazzi veramente di 9 anni, 8 anni, che è uno spettacolo.
uno spettacolo. Quattro categorie, 2007, 2008, 2009 e 2010, tutti i risultati, le grafiche e le interviste relative al torneo le potete trovare sulla pagina Facebook ufficiale Sporting Tour trattino Sport Senza Confini, per rimanere sempre aggiornati praticamente in tempo reale su tutti gli avvenimenti della Pineta dei Liberti. Ricordiamo, domani giornata conclusiva della manifestazione. Prima di andare a vedere tutti gli eventi del 2020 di Sporting Tour, vediamoci velocemente le immagini che ci arrivano da Sharm el Sheikh, dove una delegazione di Sporting Tour si è recata per il primo IBS Young con la collaborazione di Maurizio Ioro, in primis Giovanni e Agata Morsa, li vedete in foto insieme a Felice. Anche qui un grandissimo successo con squadre provenienti dalla Germania oltre che dall'Italia e ovviamente le realtà locali egiziane di Sharm el Sheikh. Grandi successi per le nostre compagini con Daiki Group che ha trionfato nei 2003, tra poco vedrete delle fotografie, così come Antichi Sapori che ha trionfato nella categoria più piccola, quella dei 2008, quindi relativa anche alla scuola calcio. Anche qui Massimo, un grandissimo evento, grazie anche a Maurizio Iorio che li sa organizzare questi eventi. Conosciamo tutti il Tour IBS internazionale. È colui che ha pubblicizzato il più possibile il beach soccer a livello Italia, poi dopo si è sviluppato anche in federazione, si è sviluppato anche da altre parti, ma i grandi eventi Iorio ne è padrone, è stato colui che l'ha sviluppato e ha creduto dall'inizio, quindi poi il connubio con Giampaolo Morsa l'ha portato anche nel settore giovanile, così come Giampaolo ormai porta tutti gli sport ai ragazzi, perché comunque sono la base della crescita di qualunque tipo di sport, e questo punto del calcio, quindi investire sui ragazzi ci porta a far crescere ancora di più questo momento, e soprattutto, perché non mi stancherò mai di dirlo, perché è il vero calcio. Regionale a Ostia, nazionale a Porto Sant'Elpidio e ora l'internazionale a Sharm el Sheikh, è solamente la prima edizione di una lunga serie. Andiamoci a vedere allora tutti gli eventi in programma per il 2020, ovviamente griffati Sporting Tour.
Dunque siamo solo all'inizio di una stagione ricca ed intensa per noi di Sporting Tour, ma anche per AECS. Avete visto che poi tutte le squadre campioni si affronteranno nella Champions Sporting Tour già alla Pineta dei Liberti. Abbiamo avuto modo di vedere questa patch attaccata sulle magliette delle squadre che già hanno conquistato i primi trofei, non solo all'inizio di quest'anno, in questi primissimi giorni del 2020, ma anche e soprattutto nel 2019. Quindi tantissimi appuntamenti da tenere sott'occhio, perché no, per partecipare in massa a tutti gli eventi di Sporting Tour. Ora entriamo nell'angolo AECS, jingle, e poi nel studio con Marco e Chiara Colantoni. Marco Colantoni, responsabile regionale del settore tennis tavolo, ti chiedo, Marco, da quanto avanti questa attività e di cosa vi occupate poi nell'atto pratico? Allora, come responsabile AECS Tennis Tavolo andiamo avanti da circa 6 anni e siamo impegnati con eventi per portare persone ad avvicinarsi al nostro sport. A questo seguono anche dei tornei, vengono organizzati dei circuiti amatoriali affinché queste persone possano confrontarsi tra di loro e eventualmente poi ambire a entrare in un'attività un po' anche più agonistica. E più inoltre vengono organizzati anche degli stage affinché queste persone amatoriali possano imparare la tecnica di gioco, tutto quanto, affinché loro possono competere maggiormente nella loro categoria, quindi amatoriale. Una disciplina questa, Marco, che è aperta a tutte le età, quella che volgarmente chiamiamo ping pong. Infatti noi iniziamo, volgarmente si è detto ping pong, noi iniziamo con i bambini dai 7 anni, con le persone che arrivano anche a 90 anni. E qui abbiamo proprio un esempio, la nostra Chiara Colantoni. Ecco, come nasce la tua passione per il tennis tavolo, Chiara? Ma la mia passione nasce in famiglia, infatti mio padre e vediamo mia madre. Vediamo delle foto che ti ritraggono all'opera. Sì, mio padre sia anche mia madre giocavano, avevano questa passione, diciamo che mia mamma era incinta di me, ha scoperto e stava giocando un torneo, quindi diciamo la passione è nata fin da piccola, poi hanno creato questa associazione sportiva, quindi fin da piccola mi sono ritrovata in mezzo ai tavoli e alle palline, quindi è stata una cosa abbastanza spontanea. Ecco, prima di entrare in trasmissione, proprio con Chiara stavamo conteggiando tutti i suoi successi, i suoi trionfi. Chiara, ecco, riportiamone i più importanti. Tu hai avuto modo di partecipare a competizioni internazionali di altissimo livello. Sì, ho partecipato a 5 mondiali assoluti, a 7 europei assoluti, a 5 europei giovanili. E poi ho partecipato alle Universiadi di quest'anno a Napoli e ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. E poi ho vinto 13 titoli italiani e 2 campionati, titoli a squadre di campionati di Serie A con la mia ex squadra di Castelgolfedo in provincia di Mantova, e con loro sempre una Supercoppa e 2 Coppe Italia. Con la tua esperienza nasce però con l'Eureka, se non vado errato. Sì, con la STT Eureka e l'associazione appunto creata da mio padre. E sono cresciuta da loro, fino all'età di 17 anni sono stata allenata lì da vari allenatori e poi fino al momento in cui mi sono dovuta trasferire comunque per diventare professionista. Ecco Massimo, oggi abbiamo un'eccellenza nata, se vogliamo, dalla famiglia ECS, per voi penso sia uno dei vanti più grandi. Sicuramente, altrimenti non la portavo qua. No, è un'eccellenza, diciamo che molti atleti che poi fanno il grande passo a livello nazionale nascono dal settore amatoriale, nascono nell'ECS, ma non soltanto nell'ECS, ne abbiamo tantissimi di esempi e Chiara è uno di questi. Io l'ho vista, non dico crescere, ma quasi, perché andavo già a fare le riprese, ancora non stavo retenendo, ma già andavo a fare le riprese, che lei giocava i tornei di tennis tavolo con l'ECS e poi è informato in continuazione dalle sue vittorie, dalle sue partecipazioni. Ha dimenticato di dire che ha partecipato alle qualifiche per le Olimpiadi. È vero. L'ho seguita in quel caso, molto, molto vicino. Quindi è un vanto per noi avere Chiara, che anche se adesso è professionista, però è iniziato e è partita dall'ICS Roma.
Ecco Marco, partendo proprio dall'ICS Roma, spiccare poi il volo in campo internazionale, quanta soddisfazione ti dà? Perché voi, diciamo, insomma, voi siete padre e figlia, no? No, da moltissima soddisfazione. Il nostro obiettivo è portare altri ragazzi a raggiungere questi obiettivi importanti e far capire ai tutti i ragazzi che questo è uno sport molto completo, e perché la maggior parte dei ragazzi pensano che è un gioco, invece è molto faticoso, serve molta concentrazione, molta attività fisica, tutto quanto, e noi ci proviamo all'interno dell'associazione Eureka con 6 allenatori dedicati quasi esclusivamente ai ragazzi, quindi che ci abbiamo ragazzi dalla categoria giovanissimi alla categoria junior, e già abbiamo dei ragazzi, tutto a livello giovanissimi e categoria ragazzi, che hanno la possibilità di non avere, hanno una proiezione di emergere a livello nazionale e chissà domani anche a livello internazionale. Quindi noi continueremo il nostro lavoro nel tempo affinché i ragazzi che si avvicinano a questo sport abbiano le stesse possibilità che ha avuto Chiara. C'è una nuova Chiara Colantoni, Marco? In questo momento sì. No, volevo sottolineare anche il fatto che diceva che dei sacrifici se ne fanno tanti, perché io che corro tanto pensavo che il tennis tavolo era semplicemente allenarsi dietro a un tavolo da tennis tavolo. In realtà stavo parlando prima con Chiara, che lei fa quasi gli stessi allenamenti miei, i suoi 12-13 km giornalieri di corsa prima di allenarsi 3-4 ore dietro a un tavolo, quindi sacrifici se ne fanno. Marco, chi era questo nome? Scusami. Si chiama Giulia Barberi, che adesso è la numero uno in Italia a livello di categoria ragazzi, e speriamo che il suo futuro sia molto roseo, quindi speriamo che questa ragazza possa percorrere gli stessi obiettivi che ha raggiunto Chiara. Ecco Chiara, come avviene la preparazione al di là di quella tecnica e fisica per gare di così alto livello, per gare così importanti? A differenza da quelli che molti pensano del tennis tavolo, ping pong, diciamo, c'è tanto allenamento dietro, a partire dagli allenamenti al tavolo specifici di tecnica, tattica, e più tanta preparazione fisica, come, non so, a partire dalla corsa, dalla resistenza, reattività, esplosività, forza, quindi gli allenamenti da fare oltre semplicemente al tavolo sono tanti. Tra i tuoi titoli, sia singoli sia doppi, che disciplina, che specialità preferisci tu? In realtà preferisco il doppio, perché ho anche la competizione a squadre, perché sei sempre legato a qualcun altro e lo sport di squadra, comunque questo sport è molto individuale, però quando c'è la possibilità di giocare in squadra lo preferisco. C'hai al tuo fianco un compagno sul quale devi riporre la tua completa fiducia, e quindi è una bellissima cosa, secondo me, fa parte dello sport ed è importante. Per quel che riguarda invece il singolo, come ci si sente ad avere tutta l'attenzione, tutti gli occhi addosso in un confronto poi diretto con il tuo avversario? Devi farti bastare le tue capacità e devi avere fiducia nei tuoi mezzi, e dipende solo da te, quindi devi dare sempre il massimo e non puoi fare appunto affidamento su qualcun altro, hai solo te e basta. Ecco, Marco Colantoni, questa è una disciplina relativamente nuova, comunque in ascesa da qualche anno, a livello di numeri e di nuovi propositi, visto che poi ci troviamo nell'anno nuovo, cosa volete fare per implementarla ancora di più in ICS Roma? Quello che vogliamo implementare a livello di ICS sicuramente è il settore giovanile, e quindi ci stiamo adoperando a dei progetti presso delle scuole elementari, dove proviamo con i nostri tecnici di portare tutte le condizioni ottimali per far spiegare ai ragazzi e ai bambini che questo è uno sport dove si possono cimentare e anche raggiungere determinate soddisfazioni personali a livello nazionale o anche internazionale. Chiara, invece per i prossimi appuntamenti cosa c'è all'orizzonte per te? A breve ci sarà la Coppa Italia, settimana prossima, poi riprenderà il campionato di Serie A.
e poi ci saranno i mondiali a fine marzo e poi vabbè, nel frattempo varie gare internazionali e poi le qualificazioni olimpiche alle quali spero di partecipare. Ovviamente è un augurio che ti facciamo anche noi come Sporting Tour e come CS, un consiglio che vorresti dare ai giovanissimi oppure a qualsiasi persona che voglia avvicinarsi a questa disciplina? Ma la consiglio molto, a parte che sono di parte, però è uno sport molto completo, e richiede concentrazione, riflessi, molta resistenza, è uno sport sia aerobico che anaerobico, quindi è consigliato a qualsiasi età fino appunto ad arrivare agli anziani, quindi specialmente nei bambini. È uno sport che ti può dare tanto e può far crescere e anche ecco, stare insieme ad altri ragazzi della tua età e iniziare a viaggiare fin da piccolo, secondo me è un'esperienza che vale fare nella vita. Vi consigliamo vivamente a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina di recarsi presso il Comitato Provinciale CS di Roma per provare, per testare, perché no, per divertirsi e magari scoprire qualche dote nascosta. Ringrazio Chiara e Marco Colantoni in rappresentanza del tennis tavolo di ECS, ovviamente i migliori auguri per la tua luminosa carriera e per i prossimi appuntamenti, un grande in bocca al lupo a Marco per la sua attività a livello regionale. Massimo, noi ci vediamo sicuramente domani alla Pineta dei Liberti, ore 9 inizio gare fino alle 13.30 con le prime azioni 2007, 8, 9 e 10, ma dobbiamo parlare prima di chiudere dell'applicazione ECS disponibile su Android e su Apple per visionare tutte le attività X. Sì, scaricatela, cosa devo dire di più? Scaricate l'app direttamente sui vostri telefonini così da rimanere aggiornati su tutti quanti gli eventi dell'ECS. Ecco, la vediamo anche in sovraimpressione, disponibile ovviamente sia su Google Play sia per l'Apple Store, potete visionare risultati e classifiche di tutte le discipline ECS. Grazie a Massimo Minicucci, appuntamento a domani alla Pineta dei Liberti con te, con Ettore Rossi per la parte tecnica delle riprese, un saluto ovviamente a Giampaolo Morsa che sta vivendo un vero e proprio tour de force lì ad Ardea. Sicuramente, l'ho visto oggi, ci sono riuscito a parlare veramente poco, però dai, ci vediamo domani per le premiazioni. Siamo riusciti noi perché l'abbiamo avuto in collegamento telefonico nella prima parte di Sport in Oro, ci ha raccontato questa magnifica esperienza alla Pineta dei Liberti. Dovevo provare a chiamarlo da là allora. Grazie anche agli amici di Etio Roma, grazie al mister Roberto Carli, siamo nell'anno nuovo, mister, buoni propositi per voi. Grazie, grazie mille e tanti auguri a tutti, ovvio, un buon 2020, un grande augurio per chi sta male, una buona guarigione, che la salute è la cosa più importante e niente, che vi devo dire, grazie tantissimo per ogni occasione insomma per dimostrare pure la nostra squadra, spero tutto insomma che vada liscio. Le migliori fortune anche per Radio Roma, grazie anche a Sahel e Ben Mohamed, centrocampista talentuoso, grazie. Mi sembra di capire dalle parole del mister di Radio Roma, anche a te un grande in bocca al lupo per lo svolgimento del campionato. Noi ci fermiamo qui per questa sera, ma torniamo domenica prossima, come sempre, su Rete Oro, canale 18, dalle 20.15 alle ore 21, ma prima, non perdete, dalle ore 17, la domenica sportiva del dilettante Sport in Oro con Raffaele Minichino. Grazie per averci seguito, ancora buon 2020 a tutti e una buona serata, domenica.